Ma intanto abbiamo ripreso il governo delle nostre scuole. La totale assenza di programmazione nel corso degli anni precedenti ha lasciato una situazione oggettivamente difficile, ci siamo rimessi in carreggiata, devo ringraziare tutti gli assessori competenti e abbiamo scuola per scuola una situazione chiara, ovviamente che deve partire adesso dal potenziamento e dall'accelerazione sullo stato delle progettazioni. Senza progettazione, senza programmazione, è inutile anche ipotizzare il momento d'inizio dei lavori su una struttura. Nel giro di qualche settimana saranno pubblicati una serie di affidamenti per le progettazioni definitive di molte scuole del nostro comune. Tra le più importanti la Savini, la San Giorgio, la Miss Gioia, Pinocchio, Anna Ferrante, il Risorgimento, la scuola di Villa Pomano di cui tanto si è parlato, ma anche del Braga. Sono esattamente 9 scuole che sono interessate da questo affidamento di progettazione definitiva, che poi è propedeutico per l'affidamento dei lavori, come pure abbiamo messo in campo per due scuole l'adeguamento antincendio e come pure stiamo facendo una serie di verifiche su 5 scuole dei solai fatte nell'ultima settimana e affidate, che saranno completati questi lavori, queste verifiche entro il 31 agosto prossimo venturo. Possiamo dire con un buon margine di tranquillità che il 2021 sarà l'inizio di molti lavori su molte scuole della nostra comune. Il tema principale è il tema degli spazi. Senza spazi non riusciamo a programmare la possibile riapertura del prossimo anno scolastico. Nella regione Abruzzo solo il 13% delle classi oggi ha un numero inferiore ai 15 alunni, quindi potenzialmente potrebbe riaprire già subito. Quindi questo vuol dire che l'intervento che deve essere fatto è enorme, mancano ancora le linee guida. Noi ci stiamo rapportando con i dirigenti scolastici, siamo partiti prima, la provincia, le università per reperire e recuperare degli spazi, ma di certo la responsabilità non può essere scaricata sui comuni e sugli enti locali. Occorre un supporto per l'individuazione di ulteriori spazi, magari anche all'aperto, e su quello stiamo lavorando, ovviamente con delle coperture adeguate, maggiori risorse di personale e maggiori risorse finanziarie.